In occasione della manifestazione Ville Aperte in Brianza, a Canzo è stato possibile visitare l'atelier di Salvatore Fiume, situato all'interno della ex filanda di Via Verza 68, un edificio ottocentesco nato per fini industriali e che con il tempo si è trasformato nella casa studio dello stesso artista. A fare gli onori di casa e a presiedere le visite guidate è stata la figlia di Salvatore Fiume, Laura Fiume, che con il marito hanno accompagnato i visitatori lungo questo interessantissimo percorso che racconta la storia artistica del padre tra decine di quadri, sculture, pezzi di arredamento e innumerevoli fotografie che raccontano tutte le collaborazioni con famosi personaggi durante la sua vita, permettendo al visitatore di accedere anche in una parte della sua abitazione privata. All'interno dell'atelier si trova anche lo studio della figlia Laura, che, seguendo le orme del padre, ha intrapreso la passione per la pittura e la scultura e che ci ha spiegato minuziosamente il suo stile unico di dipingere su tela, rendendo materici i suoi dipinti, oltre ai temi e soggetti più ricorrenti, che caratterizzano le sue opere, su tutto il suo amato cane quasi sempre presente in ogni quadro. La Fondazione Fiume è nata nel 2003 e ha la propria sede appunto nella ex filanda dove Salvatore Fiume visse dal 1946 al 1997. Si tratta di una fondazione senza scopo di lucro, creata per onorare la memoria dell'artista, per rafforzare il suo ricordo e la sua immagine nel tempo per le sue molteplici attività svolte, non ultime quelle di architetto, poeta e scenografo. Dal 1997 ad oggi la Fondazione ha curato oltre 25 mostre a lui dedicate e dal 2006, su proposta del FAI, la Fondazione è stata aperta al pubblico. Raccontare la vita di Salvatore Fiume in poche righe non è certo facile. Nato a Comiso in Sicilia il 23 ottobre 1915, a 16 anni vinse una borsa di studio per il Regio Istituto per l'illustrazione del libro. Terminati gli studi, si recò a Milano, dove conobbe artisti e intellettuali, fra cui Dino Buzzanti e Salvatore Quasimodo. Nel 1938 si trasferì a Ivrea, presso la Olivetti, come art director di una rivista culturale cara al presidente Adriano Olivetti. Nel 1946, per dedicarsi però completamente alla pittura, lasciò Ivrea per trasferirsi a Canzo, dove nel 1952 acquistò definitivamente la filanda, dove si trasferì con la famiglia. L'edificio negli anni subì diverse modifiche in base alle nuove esigenze. Nei primi anni 70 acquistò una nuova ala del cortile e nel 72 trasformò il grande salone del secondo piano in una sala da concerti con oltre 300 posti, dove fece costruire un grande organo che, una volta cessate le attività concertistiche dopo la morte della moglie, venne donato alla chiesa di Asso. Tornando alla vita artistica, nel 1948 dipinse una serie di dipinti ispirati alla tradizione e al folklore spagnoli, firmandosi come Francisco Queijo, un pittore gitano inesistente. Nel 1950 partecipò alla Biennale di Venezia, dove espose il trittico Isola di Statue, ora nei Musei Vaticani. Al 1952 risale la prima esperienza di Fiume nella scenografia
eseguì infatti per il Teatro alla Scala i bozzetti e i costumi per La vita breve di De Falla, per Le creature di Prometeo di Beethoven, a cui seguirono tra le più famose Il Nabucco di Verdi, La Norma di Bellini e Il Guglielmo Tell di Rossini. Nel 1951 il famoso architetto Gio Ponti gli commissionò un enorme dipinto per il salone di prima classe del transatlantico Andrea Doria, che purtroppo andò perduto nel 1956 a seguito dell'affondamento della nave. Nel 1962 una mostra itinerante portò ben 100 quadri di Fiume in diversi musei tedeschi, toccando importanti città quali Colonia e Ratisbona. La sua prima mostra da scultore fu invece nel 1976 presso la Galleria L'Isola di Milano e la sua produzione comprende anche opere di grandi dimensioni come la statua di bronzo al Parlamento Europeo di Strasburgo. Nel 1993 visitò i luoghi di Gauguin in Polinesia e per omaggiare il maestro francese donò un dipinto al Museo Gauguin di Papeari a Tahiti. Oltre al romanzo Viva Gioconda, Fiume pubblicò numerosi racconti, 9 commedie, una tragedia e 2 raccolte di poesie, tant'è che nel 1988 l'Università di Palermo gli conferì la laurea d'honorem in lettere moderne. Salvatore Fiume muore a Milano il 3 giugno 1997 e, tra le mostre dedicate alla sua opera, si segnalano l'antologica Il Castello Gualtieri di Reggio Emilia nel 2001 nel comune di Canso e l'esposizione di Vilnius e Varsavia tra il 2007 e il 2008. Da dicembre 2010 a febbraio 2011 lo Spazio Verdan di Milano ha ospitato la mostra Salvatore Fiume, un anticonformista del Novecento, e nel 2012 a Palazzo Pirelli di Milano la mostra Le identità di Salvatore Fiume. Tra il 2012 e il 2013, infine, i figli di Fiume donarono 11 opere di grandi dimensioni alla Regione Lombardia, ospitate nello spazio Fiume all'interno del nuovo Palazzo Lombardia, e una sua scultura si trova in Piazza Piemonte, sempre a Milano, posizionata il 23 ottobre 2013, quando Fiume avrebbe compiuto 98 anni.